Ciao a tutti, mi chiamo Maurizio, ma diciamo che online, dove passo la maggior parte del mio tempo, sono più conosciuto come Grazze. Come la maggior parte di voi, sono uno sviluppatore e questo vuol dire che la mia vita è una vita molto dura, soprattutto perché sono uno sviluppatore di front-end e come molti di voi sanno, esce un framework JavaScript ogni 2 giorni, le cose da imparare sono veramente tante e soprattutto continuano a cambiare, bisogna sempre stare sul pezzo e non è facile. Per questo motivo dedico molto del mio tempo libero a studiare, di fatto a studiare, a cercare di apprendere nuovi concetti e ovviamente cerco di ottimizzare questa cosa perché ci tengo il mio tempo libero, ho anche altri hobby e quindi voglio dedicarmi anche a quelli. Quindi quello che cerco di fare è di trovare nuovi modi per apprendere, metodi più efficaci magari. Diciamo che nell'immaginario della gente comune, quindi non di noi sviluppatori, lo sviluppatore è un po' nerd sfigato che sta nella sua stanza davanti al computer, quindi di fatto un solitario. E io invece sono fermamente convinto del fatto che lo sviluppatore non è assolutamente un solitario e c'è una cosa che ce lo prova. Questo, il rubber duck debugging, cioè la pratica di risolvere i problemi parlando ad una paperella di plastica. Questo perché nella sua indole lo sviluppatore ha questo spirito di condivisione, lui vuole condividere i suoi problemi, vuole capire meglio come risolverli e quindi quando purtroppo non ha di meglio parla anche con la sua paperella per risolverli. Quindi lui comunque cerca di condividere, non è assolutamente un solitario. Nel caso che ve lo state chiedendo, anche io ho la mia. Non ci parliamo tantissimo, ma ce l'ho. Quindi parliamo di confronto, parliamo di condivisione e questa secondo me è la parte fondamentale di una community ed è quello che lo sviluppatore alla fine va cercando. Non tutti hanno la fortuna di lavorare in un posto di lavoro che sia stimolante, dove abbiamo dei colleghi con i quali condividere, con i quali confrontarci. Purtroppo non tutti hanno questa fortuna e anch'io mi sono trovato spesso in passato in questa situazione. Però si sente sempre questa esigenza di cercare questo confronto, di cercare di condividere non solo quali sono i problemi, ma anche quali sono le passioni. Avrei anche scoperto un nuovo framework che è uscito ieri, per esempio. E quindi questa esigenza ci porta a cercare questo confronto e questa condivisione altrove, quindi al di fuori del nostro ambiente lavorativo. È successo anche a me, anch'io ho sentito questa esigenza ad un certo punto e quindi mi sono detto, beh, esistono gli user group sono fatti apposta per condividere le esperienze, vado a un user group e imparo un sacco di cose, figata. Quindi mi sono messo a cercare user group JavaScript Milano, ma non veniva fuori nessun risultato. Allora mi sono messo a cercare user group Italia e quello che ho trovato è stato questo, il nulla più assoluto. Di fatto non esisteva user group JavaScript in Italia, o almeno non se ne trovava traccia, e la cosa più assurda per me è che non esistesse a Milano, cioè com'è possibile che a Milano non esista un user group su JavaScript che alla fine è il linguaggio di programmazione più usato al mondo. E quindi ho detto, cacchio, qualcuno avrebbe dovuto crearne uno. Però chi è questo qualcuno? Di fatto io non mi sentivo all'altezza, non mi sentivo all'altezza perché la mia idea, diciamo, di leader di community o di uno che si prende la briga di fondare una community è che debba essere un guru, perché dici ok, io fondo una community JavaScript perché sono il reginetto mondiale di JavaScript. E quindi avevo un po' questa idea del community leader, cioè quella del guru che ne sa molto più degli altri e quindi ha il diritto, tra virgolette, di creare una community. Ma
ovviamente mi sbagliavo. E poi dicevo, ma io poi voglio imparare, cioè non voglio insegnare, e soprattutto non è mia intenzione creare una community. Che poi, come si crea una community? Uno si fa delle domande e dice, beh, già organizzare un qualsiasi evento non è facile. Se ti devi mettere a organizzare un evento che si ripete in maniera periodica nel tempo, ovviamente le cose non possono che peggiorare, perché è ancora più difficile, perché poi per funzionare devi essere anche costante, quindi ti prendi un impegno, lo porti avanti e continui. Per esempio, pensando a come si crea una community, uno pensa, ci vuole una sala come questa, con un microfono, con un proiettore, ci vogliono dei contenuti di cui parlare, ci vuole uno speaker e ovviamente qualcuno che partecipi a questo user group. Ma questi alla fine sono tutti aspetti pratici che sono fondamentali per forza, perché se non abbiamo una sala dove fare un user group non lo facciamo di fatto. Però spesso tralasciamo una domanda molto più importante, che è: perché voglio creare uno user group? E fate attenzione, perché secondo me la risposta a questa domanda potrebbe essere veramente la chiave che determina il successo del vostro user group. Una cosa che ripeto spesso è: non è importante solo quello che fai. Certo, è importante quello che fai, ma è ancora più importante il perché lo fai, perché la gente lo recepisce. La mia risposta a questa domanda ai tempi è stata: voglio creare un punto di confronto, di condivisione, che sia un percorso per una crescita comune. Questa è stata la principale risposta che mi sono dato ai tempi. E quindi qual è lo step successivo? Lo step successivo è quello di pensare a quali sono gli obiettivi della community. E questo ancora prima di pensare agli aspetti pratici, secondo me. Per me, per noi, di Milano JS, l'obiettivo era quello di diventare un punto di riferimento per gli sviluppatori JavaScript di Milano, fondamentalmente, o zone ovviamente limitrofe. Quello che ho pensato è che questo fosse l'unico vero modo, quello di diventare punto di riferimento, per fare in modo che i partecipanti passino da pubblico a parte della community, perché quella è la cosa fondamentale. Noi stiamo creando una community e quindi vogliamo che la gente che viene a Milano JS sia parte della community, non sia un pubblico che sta lì e segue un intervento che può essere più o meno interessante. E così è nato Milano JS, il DOM di Milano. Ma non sempre le cose vanno come le abbiamo pensate. La community, come si diceva anche nel talk precedente, non è un'entità statica, si muove in continuazione e quindi va seguita di continuo. E questa è sicuramente la cosa più difficile. Ascoltare è la cosa in assoluto più difficile all'interno di una community. Bisogna ascoltare per capire quali sono le mancanze, ma anche quali sono le esigenze della propria community. Perché alla fine anche la community che parte con le migliori intenzioni, dopo un po' perde un po' della sua forza. Perché non basta avere delle buone intenzioni, organizzarsi e partire. Quello va bene, è il punto di partenza, appunto, però poi bisogna continuare ad ascoltare la propria community e cercare di seguirla in un certo modo, cercare di tenere le cose insieme, di capire effettivamente quali sono le esigenze, quali sono le mancanze. Quindi ascoltare è veramente vitale per la community. Ascoltare non è facile, e quando è particolarmente difficile? Quando le cose vanno bene. E a noi le cose andavano molto bene. E per le cose andavano bene,
penso, perché veniva tanta gente. Vedi una sala gremita e dici, cacchio, sto user group va veramente bene. E quindi lì è difficile anche fermarsi un attimo e dire, ok, ma sta andando veramente tutto bene? Sta andando tutto secondo i nostri progetti? Perché spesso appunto quando le cose vanno bene si è presi anche dall'euforia, perché siamo contenti, perché noi ci mettiamo il nostro tempo e ci mettiamo spesso i nostri soldi e ci mettiamo tutta la nostra passione in questa community. Quindi vedere tanta gente ci gratifica ovviamente e ci dà un po' una pacca sulla spalla, ci dice oh, sta andando tutto alla grande. Ma il fatto di avere una community numerosa ha anche i suoi svantaggi, può essere anche un problema, certo, un problema che vorrebbero tutti, però di fatto c'è questo problema ed è bene capire qual è questo problema. Nel nostro caso, il fatto di avere una community molto numerosa, il problema vero era la poca interazione. Vedevo un sacco di gente che veniva sempre a Milano GS, io non sapevo neanche come si chiamassero queste persone, non avevo l'idea, perché dopo il talk magari qualcuno veniva da me a scambiare quattro chiacchiere o parlavo con uno, parlavo con un altro, però a volte magari ho per timidezza o perché comunque non puoi parlare, se hai 5 persone non puoi parlare con tutti alla fine dell'evento. E quindi un sacco di persone, sì, io le conoscevo praticamente, cioè come se fossero stati amici miei, di fatto, perché li vedevo sempre ogni mese, puntuali, loro arrivavano, seguivano, magari facevano anche le domande, però è triste pensare che non sai neanche come si chiama quella persona che tu vedi tutte le volte. E quindi abbiamo pensato, ma come possiamo risolvere o tentare di risolvere questo problema? La nostra idea è stata quella di organizzare un evento diverso, che fosse un momento di riflessione e quindi fermare un attimo la community, fermare tra virgolette e parlare della community. Noi siamo una community, parliamo di JavaScript, ma fermiamoci a parlare un attimo di noi, della nostra community. Ma voleva essere un momento di festa, perché ovviamente i momenti di festa sono anche quelli dove è più facile interagire con le persone, anche perché se facciamo un talk che in genere è abbastanza frontale, a parte per lo scambio di domande e risposte alla fine, quindi la festa poteva essere un momento di aggregazione. E quindi abbiamo pensato di fare questa festa, di festeggiare il primo anno di attività di Milano.js. Avevamo delle idee fantastiche, ma come spesso accade, quando si hanno delle belle idee ci vogliono anche i soldi per poi realizzarle. E quindi ci volevano degli sponsor. Sponsor che fortunatamente abbiamo trovato, perché anche diverse aziende hanno riconosciuto il nostro lavoro e si sono rese conto che stavamo facendo un bel lavoro, che la gente ci seguiva e quindi sono state disposte a darci dei soldi. Noi con questi soldi abbiamo comprato delle magliette, abbiamo comprato dei gadget, abbiamo pagato il catering e abbiamo fatto, questa è una foto della festa dove c'erano comunque più di 100 persone in Google a Milano, e abbiamo chiamato tutti gli speaker che hanno parlato durante l'anno e abbiamo fatto fare un lightning talk di 5 minuti, perché alla fine sono stati loro i principali attori di questo successo, quindi era giusto riconoscerglielo e farli vedere a tutti, anche a quelli che non erano stati ai loro talk. Poi abbiamo fatto anche un keynote dove abbiamo spiegato un po' cos'era Milano.js, com'è nata, e abbiamo anche fatto il punto della situazione. Abbiamo detto quali erano i nostri obiettivi, che in realtà c'erano scritti anche sul sito, per capire se effettivamente li abbiamo raggiunti. Ah, e abbiamo anche premiato con una coppa il ragazzo che ha comprato il biglietto numero uno del primo evento di Milano.js. Detta così sembra una cazzata, ma vi assicuro che per me è stato il momento più bello di tutta la serata. E non è stato piacevole solo per lui, perché io ho visto le facce delle altre persone in sala. Perché a volte anche questi piccoli gesti comunque creano veramente community. Quindi, questo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Pensando, quando ho pensato a quello che volevo dire durante il keynote, ho pensato sì, l'abbiamo raggiunto, quindi il nostro obiettivo di raggiungere gli sviluppatori JavaScript di Milano di Torino l'abbiamo raggiunto, ma in realtà siamo andati anche oltre, senza volerlo di fatto, siamo riusciti a far sentire e a trasmettere il nostro spirito e la nostra etica di community anche al di fuori dei confini lombardi. E
l'esempio che avevo portato già alla festa, che è stata un anno e mezzo fa, è stato quello di Bologna JS. Bologna JS si è creata dopo aver sentito parlare di Milano JS e gli ha detto: cacchio, a Milano stanno facendo, c'è un bel gruppo, stanno facendo una cosa bella, la vogliamo fare anche noi. E quindi si sono ispirati apertamente, si sono ispirati a noi per creare il loro gruppo. Un aneddoto ancora più simpatico è che un giorno arriva una mail su info@milanojs.org di un ragazzo che dice: ciao, mi chiamo Carlo e vorrei fondare Catania JS, come faccio? Ho pensato, me lo chiedo. E quindi lì mi sono fatto due domande e dico: effettivamente, come non avevo l'idea io di come organizzare un user group all'inizio, tanti altri non ce l'hanno, però proprio farlo. E quindi perché non mettere a disposizione un qualcosa che li aiutasse? Quindi ho creato questo repo che si chiama CityJS, è un vademecum, praticamente una lista di aspetti pratici, più che altro, per far partire la propria community. Purtroppo, per fortuna, per l'etica e lo spirito che invece dovrebbe animare una community, non esiste una checklist. Un incontro al mese è quello che raccomandiamo in questa checklist, anche perché detta fra noi, visto che siamo tutti organizzatori, organizzarne più di uno al mese diventa veramente hardcore. Però, d'altra parte, è anche vero che è molto difficile creare community vedendosi una volta al mese, perché non puoi parlare con tutti, perché ovviamente una volta al mese è veramente poco per instaurare una vera relazione. E quindi abbiamo cercato un modo alternativo, che poi alla fine dei conti non è così originale, non è un'idea originale aprire un canale Slack, però abbiamo deciso di aprire il canale Slack di Milano.js per continuare a fare community anche al di fuori dell'appuntamento mensile. E ha portato i suoi frutti, perché di fatto è diventato un nuovo luogo di confronto e condivisione. Però di fatto in questo canale Slack non si parlava molto di Milano JS, ma si parlava molto di JS, e soprattutto c'erano dentro un sacco di sviluppatori non di Milano, eravamo tipo, siamo arrivati tipo 230 persone, e molti di questi non erano di Milano. E quindi mi sono detto: ok, questo Slack ha un potenziale enorme, ed è un peccato che il fatto che si chiami Milano JS sia un po' un deterrente per altre persone che magari vorrebbero partecipare a questo gruppo, visto che appunto non ci scambiavamo le ricette della cassola della cotoletta milanese, effettivamente potrebbe essere una cosa che interessava anche ad altri. Quindi da lì l'idea di fare questa grandissima operazione di rinominare semplicemente il team di Slack e chiamarlo Italia JS. Ora siamo quasi 500, quindi siamo praticamente raddoppiati, e è stata una bella scelta. Da una parte è stato un po' un passo indietro, perché ovviamente ognuno è geloso delle sue cose, delle sue cose. Quindi insomma Milano JS era un po' il mio orticello, tra virgolette. Quindi togliere Milano JS e mettere Italia JS è stato un po' un passo indietro, però è stata una buona idea, perché molti altri traggono vantaggio da questa cosa, a costo zero da parte mia. Quindi sì, siamo un sacco di persone, questa non è una foto di uno dei nostri eventi, però ci stiamo lavorando. Ma molto prima di aprire Italia JS, molto prima di tante cose che abbiamo fatto, ci siamo accorti di una cosa, sempre ascoltando, come dicevo, ci siamo accorti di una cosa, che sì, effettivamente veniva un sacco di gente, ma solo il 2% erano donne. In realtà questo è un numero proprio buttato a caso, perché metà di 1% mi sembrava brutto, tipo 2. E comunque, cioè, il concetto si capisce lo stesso. Quindi abbiamo detto: come risolvere questo problema? Siamo sviluppatori, dopo tutto, quindi a noi piace risolvere i problemi. E abbiamo detto: magari chiamando una speaker donna si motivano di più le donne a venire, perché vedono che c'è una speaker donna. Solo che donne che sviluppano ce ne sono poche. Se poi ci metti il filtro JavaScript ancora di più, che siano brave a fare un talk, è un altro filtro, che siano disposte a venire a Milano JS e venire a fare qualcosa, sono ancora meno, di fatto siamo arrivati a un numero
molto rotondo, cioè dal zero, non abbiamo trovato nessuno, ma poi abbiamo pensato, ma risolvere veramente qualcosa, fare il talk con una donna, con tutto che a noi piacerebbe farlo. Ho detto no, quella non è certo una soluzione. Cosa potevamo fare allora? Ci siamo presentati Jazz Girls. Jazz Girls è un workshop di una giornata intera, quindi un full immersion, dove spieghiamo un po' l'ecosistema del web e spieghiamo le basi di JavaScript. Quello che non vogliamo fare assolutamente è insegnare qualcosa, insegnare JavaScript. Non ci interessa, e soprattutto in un giorno non insegni JavaScript, per nostra fortuna, visto che siamo tutti sviluppatori, saremo una concorrenza incredibile. E non vogliamo neanche far credere che programmare sia facile, perché non è assolutamente vero, è difficile, cioè rendiamocene conto. E non è niente per tutti alla fine, ma non è questione se sei uomo o donna, cioè appunto è difficile. Non è per tutti, non tutti magari siamo portati. E soprattutto, ci tengo a dirlo, non è una community. Non è assolutamente una community. Esiste una community JavaScript a Milano, come esiste a Roma, come esiste a Treviso, in tanti altri posti, quindi quella è una community, sono community aperte a tutti. Quindi non è una community per uomini, quindi non c'è bisogno di una community per donne. E quindi noi siamo ovviamente spingiamo molto l'inclusione e a non ghettizzare poi le donne in altre community. Questa è una foto di JS Girls che abbiamo fatto a Londra, in aprile 2016, qui non eravamo neanche tutti, ma sono arrivate 80 ragazze, e questo non è poco. Prima di Londra avevamo fatto due eventi a Milano, dove comunque avevamo una cinquantina di ragazze ad evento, quindi ha riscosso un sacco di successo e personalmente è stata un'esperienza veramente incredibile. Stiamo cercando di portare avanti il progetto, ovviamente non è facile, però lo stiamo portando avanti. D'altro canto è anche un'ottima opportunità per coinvolgere i membri della community. Perché? Perché servono dei tutor per fare dei workshop. E allora è un'occasione buona per andare da lui e dire: senti, vieni sempre a Chiaro.js, ti va di fare il tutor per questo evento? E tutti sono rimasti entusiasti perché l'idea è piaciuta e quindi ci hanno detto di sì. E quindi anche lì riesci a migliorare le relazioni tra i tuoi utenti, tra i membri della tua community. È un modo per renderli protagonisti, è un modo per creare qualcosa insieme, è un modo per essere community. Grazie. Di fatto, secondo me, anche dal riscontro che ho avuto,
è una bella cosa, questo ovviamente a me riempie d'orgoglio e mi dà un sacco di soddisfazione.